Allora, eccoci tornati in studio per il nostro consueto appuntamento con il Memento. Come si diceva prima della sigla, questa sera affronteremo alcuni temi sui quali stiamo discutendo da tempo, ormai, no? Questa idrovia Padova-Venezia, 27 km il tracciato, realizzata per il 60-70%, costruiti 13 ponti, uno anche ferroviario, tutto è ancora fermo. Sono 55 anni che questa idrovia è stata fatta, oggi naturalmente dovrebbe essere adeguata alle nuove esigenze del trasporto fluviale e soprattutto abbiamo visto poi nel tempo con le varie alluvioni come questa idrovia sarebbe stata un punto importante per alleggerire le piene dei fiumi, perché ricordiamo che l'idrovia passa per il Brenta, cioè scavalca il Brenta, quindi basta aprire le porte quando c'è una piena, la cosiddetta brentana, si aprono le porte e si alleggerisce il fiume, quindi si hanno delle vasche di contenimento che possono evitare eventuali esondazioni, ecco. Ma questo è soltanto un effetto secondario. Poi tutto l'effetto naturalmente economico che una idrovia può portare lungo il suo cammino e questo è fondamentale. Ecco, per questo questa sera abbiamo ripreso l'idrovia, che è una cosa molto vecchia, abbiamo con noi un rappresentante che stimola sempre la definizione di questo problema, che è il sindaco di Il Vigonovo. sindaco del comune di Vigonovo, in provincia di Venezia, Andrea Danieletto. Grazie di essere qua, sindaco, Grazie a grazie di voi, tutto. buonasera, buonasera a Allora, tutti. noi abbiamo anche, come dire, riproposto il tema dell'idrovia, perché oltre ad essere una grande incompiuta, dove sono stati spesi milioni e milioni di euro per un'opera appunto incompiuta, ne parliamo perché di idrovia si torna a parlare tra virgolette periodicamente, ma lei è il coordinatore, se non sbaglio, comunque diciamo così, quello che può essere il rappresentante dei comuni interessati, no? Dal percorso dell'idrovia. Sì, diciamo che ho cercato e sto cercando di tenere alta l'attenzione sul tema. L'idrovia è un canale artificiale, un fiume, un canale artificiale che collega la zona industriale di Padova con la laguna e attualmente è completata per il 60% circa. Come diceva lei, circa 13 ponti, di cui alcuni sul nulla assoluto, quindi attraversano i campi. E attualmente è fatta da Padova, è completata da Padova fino a Vigonovo, dove abbiamo le chiuse, poi abbiamo un pezzo centrale mancante, un pezzo finale esistente da Mira alla laguna. Ecco, voi in proposito all'idrovia, voi avete avuto recentemente un incontro con il ministro Toninelli. Sì, allora faccio una premessa. Come comune di Vigonovo, ecco, visto che sono il rappresentante del comune, facciamo parte sia della conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta, quindi da Vigonovo fino a Mira, sia del COMEPA, la conferenza metropolitana di Padova, a cui ci siamo recentemente aggiunti, quindi 18 comuni della cintura urbana di Padova. E ricevo numerose sollecitazioni continuamente anche per tenere alta l'attenzione, visto che ci sono certi rapporti di tipo politico anche col governo, ho pensato bene di fare un giro a Roma e prendere appuntamento con il ministro e con il suo segretario, capo segreteria tecnica. Ecco, è stato un incontro che si è svolto, circa un mese fa. A Roma non sono andato da solo, sono stato accompagnato da un rappresentante del Comitato Brenta Sicuro, questo a testimoniare che non è solo un incontro politico, ma un incontro, diciamo, trasversale che riguarda tutte le fasce politiche. E dopo un incontro tecnico col capo di segreteria, in cui c'è stata anche richiesta un piano di azione concreto per portare avanti, c'è stato anche l'incontro col ministro, che conosceva a grandi linee il tema, però c'è stato un ulteriore approfondimento. Ecco, cosa sto facendo? Attualmente sto recuperando le 30, 31 adesso, delibere di Consiglio Comunale che all'unanimità, tranne una,
Ecco, c'è stato solo un voto favorevole su oltre 400 consiglieri e assessori di vari comuni e hanno deliberato a favore del completamento dell'idrovia. Ecco, questo perché non è che mi sono inventato dalla mattina alla sera di andare a Roma, ma perché mi sento spinto da queste, diciamo, certo, da quelle che sono le sollecitazioni che arrivano dal territorio. Anche perché oltre a, quindi c'è la Riviera del Brenta quasi tutta unita sul tema, che ha anche implementato il piano strategico della città metropolitana con la richiesta del completamento dell'idrovia, implementazione completamente recepita dalla città metropolitana, tra l'altro. C'è il Comepa e c'è tutto il Padovano a favore dell'idrovia e quindi Diciamo che c'è una certa forza che spinge. C'è questa realtà che spinge e chi è che rema contro? C'è qualcuno che mette i bastoni tra le ruote? Rema contro, diciamo che l'appoggio al completamento dell'idrovia è quasi unanime. C'è qualcuno che non è a favore, qualche territorio, parlo del Mirese e una parte del Veneziano, che diciamo, hanno qualche timore che le acque di Padova poi si riversino in laguna o sul Mirese, dove c'è in particolare l'intersezione col Novissimo, che è anche che è molto delicata. E quindi che è un altro canale navigabile. Sì, esatto. E quindi bisogna fare le cose per bene, ecco, diciamo. Però io volevo sottolineare l'importanza assoluta dell'idrovia, l'importanza alla salvaguardia idrogeologica, perché ovviamente può contenere le piene di Brenta e Bacchiglione, la valorizzazione trasportistica, il valore trasportistico che può avere, perché può portare chiatte dalla zona industriale di Padova a Venezia. E soprattutto, dico io, in terza posizione, ma è fondamentale per i cittadini, il corridoio ecologico che si viene a formare, perché dal progetto preliminare già presentato e approvato dalla Regione Veneto ne viene fuori qualcosa di spettacolare, a mio avviso. Cioè, ci sono zone verdi, passeggiate, piste ciclabili, delle aree di salvaguardia veramente notevoli, e lo renderebbe unico nel nostro territorio, in tutto il Veneto, anzi direi anche nel nord Italia. Sì, ma al di là di quello che è l'implicazione così turistica, ormai si è dimostrato che questa idrovia potrebbe avere delle capacità per il territorio notevoli. Vediamo che andiamo incontro a notevoli siccità, quindi è diciamo, un bacino d'acqua che può servire appunto per riuscire a irrigare meglio quantomeno le aree vicine, oppure può essere una fonte per gli aerei in caso di incendio, come è successo nei colli o in altre parti. In caso di incendio c'è la possibilità di avere un bacino d'acqua abbastanza esteso e di facile accesso. Tengo presente che l'ingegnere Adal Paus ha detto che l'idrovia andrebbe a ricreare lo stato, aiuterebbe a ricreare lo stato originario della laguna, perché la laguna viene regolarmente depredata dei suoi fanghi attraverso il famoso famigerato canale dei petroli. Certo, io inviterei anche le persone, i cittadini, a fare un giro sull'idrovia attualmente in essere, sugli argini a Saonara, a Vigonovo, per capire anche di cosa stiamo parlando. Sono zone che ecologicamente hanno un valore egregio, notevole. Ci sono gare di pesca, si fa dello jogging nel Nordic Walking, sono state anche recentemente implementate con delle strutture. Quindi il valore è notevole. Poi, voglio dire, come ha detto lei, hanno anche un valore irriguo. E aggiungo io, oltre alla prevenzione delle piene di Brenta e Bacchiglione, danno un notevole aiuto a quello che è il piano delle acque di molti comuni. Ad esempio, noi a Vigonovo, io parlo perché ne sono artefice, abbiamo approvato recentemente il piano delle acque che mette
fa emergere dopo varie simulazioni una decina di zone a rischio del nostro territorio, alcune delle quali la soluzione unica è lo sversamento in idrovia. Certo. Questo per far capire come noi ci sono anche altri territori che verranno attraversati dall'idrovia, che il cui completamento è l'unico modo per ovviare a certi eventi naturali, che non sto parlando di alluvioni, sto parlando di piogge persistenti che sempre più frequentemente accadono e che la cui unica soluzione è il completamento dell'idrovia. Ecco, io posso dare una notizia di questo genere. Ebbi modo di parlare con Ettore Benzig, che è ex sindaco di Padova, famosissimo, grande ingegnere e soprattutto un grande politico, che fu per qualche tempo presidente appunto del consorzio dell'idrovia, e mi disse che l'idrovia fu bloccata da una lobby che faceva capo a Genova, Torino e Milano, per evitare di spostare il centro commerciale di Venezia verso il Tirreno. Cioè, il rischio era che Venezia tornasse a essere quella che era una volta, quindi un centro fondamentale. Ma il tempo ci dà ragione in questo senso, perché i cinesi adesso hanno chiesto di fare un porto per i container proprio a Venezia, perché ritengono, e i cinesi difficilmente parlano a vanvera, ritengono che solo la laguna di Venezia e comunque tutta l'ambiente limitrofo è adeguato a creare un centro di smistamento dei container. Parliamo di navi che portano 20.000 container alla volta, quindi con interessi notevoli, e qui starà alla regione, alla politica, ai comuni limitrofi avere l'accortezza di avere la sensibilità di gestire questa cosa e non lasciarla gestire, e l'idrovia potrebbe essere una forma di collegamento Venezia-Padova che arricchirebbe notevolmente il territorio. Senz'altro, aggiungo che il valore trasportistico rende ancora più fattibile l'idrovia, perché potrebbero arrivare così finanziamenti europei. A detta proprio del Ministero e del Ministro, questi finanziamenti potrebbero ammontare al 70% dell'opera. Quindi sarebbe un apporto importantissimo, determinante. Sì, esatto, determinante. Ci sarebbe uno sviluppo di tutti i paesi che insistono lungo l'idrovia, e quindi certo, si agevola di tutti gli effetti, diciamo, collaterali di quello che è una via d'acqua trafficata, come potrebbe diventare. Senz'altro. Dopodiché c'è anche l'adeguamento per la navigabilità, bisognerebbe capire dalla classe quarta alla classe quinta, quindi alcune infrastrutture andrebbero adeguate, quindi alcuni dei ponti esistenti. Però nel progetto preliminare della Regione Veneto, in cui si parla indicativamente di 500 milioni di euro, è previsto anche questo. Quindi sì, la cifra non è così importante. Se pensiamo che, non parlo dell'alluvione del 66 che è stata devastante, ma pensiamo a quello che è successo nel 2010, Bovolenta, Casasserugo, i danni che ha provocato l'esondazione, la rottura dell'argine, sono superiori al costo dell'idrovia, del certo, completamento dell'idrovia. Quindi, certo, quindi fare un'opera che sarebbe stata essenziale per la struttura geopolitica. Ecco, Sindaco Danieletto, prima di passare agli altri argomenti del memento, col Ministro Toninelli come si è rimasti allora? Che cosa dobbiamo aspettarci per l'idrovia nell'immediato futuro, diciamo così? Questo piano di azione, molto banalmente il Ministro e il suo capo segreteria hanno detto: vedete, questo è un fascicolo, mettiamo dentro l'idrovia e iniziamo a compilare tutte le varie caselle che lo portano avanti. Sta a voi indicare, cercare il maggior consenso. Una delle cose che mi ha chiesto subito il Ministro, ovviamente, se tutti i territori sono dell'idea, ovviamente ho fatto presente che il Mirese e il Veneziano non lo sono, ma per il restante 95% del territorio siamo tutti a favore. E quindi ho sollecitato anche il confronto con quelle zone, un confronto che avremo anche interno al Movimento 5 Stelle. Io certo, non vorrei scendere
Certo, sì, nel politico, però a Venezia a gennaio avremo un confronto. E comunque il piano d'azione adesso si tratta di riempire tutte le caselle e cercare di far avvicinare regione e governo, perché il progetto è della regione, i finanziamenti non arrivano se non arriva un aiuto dal governo. Certo, certo, certo. Bene, noi resteremo collegati, come si usa dire, e avremo modo di risentirci, di rivederci ancora proprio per affrontare la questione dell'idrovia. Adesso invece, Ermanno, parliamo di un altro tema importante per Padova, ma invito il sindaco Danieletto a rimanere qua con noi, cioè il nuovo polo della salute. Ci sono delle novità su questo nuovo ospedale che potrebbe essere, ricordiamolo anche ai telespettatori, un'opera veramente determinante anche questa per il futuro della sanità padovana e non solo padovana. Allora, questi investimenti sono fondamentali per aggiornare l'economia di una regione, di una città come Padova. Padova diciamo che da sempre ha avuto tre industrie, tre punti di attrazione. Uno è stato il Santo, seconda è stata l'università, anzi prima è nata l'università, poi il Santo, quindi Sant'Antonio, e poi è stato l'ospedale. Questo ha fatto sì che quello che oggi chiamiamo il terziario, cioè il superamento della fase industriale, noi l'abbiamo fatta nel Medioevo ed è stata sempre la ricchezza di Padova, anche perché poi di quelli che si laureano molti rimangono in città e quindi l'eccellenza e il livello culturale di Padova si è sempre distinto oltre a quello di Venezia. Ecco. E necessita in questo momento di aggiornare la città con un ospedale nuovo, ma qui nasce l'interrogativo: che tipo di ospedale? Abbiamo già presentato nella scorsa trasmissione un progetto molto buono dell'università che si è attivata immediatamente per dare dei suggerimenti tecnici, perché dobbiamo considerare, dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori che l'ambiente è fondamentale in un ospedale moderno, mentre una volta era una sorta di contenitore entro cui si muovevano determinate attività mediche, oggi l'architettura, chiamiamola interna, la strategia della struttura è fondamentale per la funzionalità dell'ospedale e di conseguenza è necessario che venga progettato non soltanto come viene fatto, ma a quale scopo e come sarà la medicina del futuro. Questa è la cosa fondamentale. Quindi, però, abbiamo delle proposte, queste proposte ci sono anche queste proposte, delle banche. Innanzitutto ci sono degli interessamenti a partecipare nell'opera, nel finanziamento. Ricordiamo, come vedete dai titoli, l'opera avrà un costo almeno di 700 milioni di euro, ci vorranno tra gli 8 e i 10 anni per realizzarla, 500 milioni di euro solo per l'area di San Lazzaro che si vede nella cartina che abbiamo proposto in video. Era stato manifestato un interessamento anche da parte dell'INAIL, alla quale la Regione aveva chiesto 400 milioni di euro. Adesso la Banca Europea degli Investimenti, e torniamo a parlare dell'Europa, in questo caso Banca Europea degli Investimenti, che sarebbe interessata a partecipare, a finanziare l'opera e a manifestare questo interesse, è stato nei giorni scorsi il vicepresidente Dario Scannapieco. Ovviamente la strada è ancora lunga, in salita, ci saranno altri dibattiti, come diceva giustamente tu, Ermanno, per capire anche come, che cosa e come fare questo ospedale. No, non solo, ospedale. Io volevo capire a che titolo vengono dati questi finanziamenti, perché se c'è una forma di finanziamento con restituzione da parte dell'ente che poi gestisce l'ospedale, mi sta bene. Ma se questi investono soldi per poter poi avere dei particolari agevolazioni nell'avere appalti, come è successo nell'ospedale di Mestre, no? Allora direi che questo prestito va nettamente rifiutato, perché se c'è un utile dobbiamo darlo a chi gestisce questa cosa, eventualmente per ampliarlo e perché i cittadini se ne avvantaggino, perché un ospedale che funziona bene è una ricchezza per la
per la provincia, per la città, per la provincia e per la regione, e di conseguenza non vediamo che qualcuno metta dei soldi per poi volere, se non gli interessi legali e la restituzione a un certo arco di tempo, non vediamo che qualcun altro possa mettere dei denari per poi portare a casa, cosa che invece sta succedendo, abbiamo visto a Genova col ponte, no? Dove c'è la trascuratezza dell'affittuario nel lasciare andare le cose e non gestirle bene, ma incassare miliardi, perché in questo momento la compagnia che gestisce le autostrade porta a casa miliardi e sta facendo ancora pagare il pedaggio a quelli che passano vicino a Genova. E quindi sono ostacolati, quindi devono fare percorsi molto più lunghi e molto più disagevoli. E allora c'è qualcosa che non funziona. Diciamo che lo Stato deve avere la capacità di gestire certe opere che i privati non sono in grado di farlo. Attenzione, è già successo in Inghilterra, quando la Thatcher ha nazionalizzato la buona parte delle aziende che riteneva utili, ha privatizzato le aziende. E oggi gli inglesi stanno riprendendo, rinazionalizzando certe aziende o creando aziende alternative perché queste non funzionano più. Allora, a lungo termine, ma bisogna creare una cultura, cioè i giovani che vanno a scuola devono sapere che la cosa pubblica va rispettata e soprattutto che c'è una capacità che un giovane, invece di andare in Inghilterra, può lavorare in un ambiente pubblico dove le sue capacità devono essere messe a disposizione, non solo, ma vengono arricchite anche. Cioè, non so se il sindaco Danieletto vuole aggiungere qualcosa sull'ospedale di Padova. Un piccolo appunto, proprio mi è stato riferito, non ho potuto leggerlo di persona, però tra le varie prescrizioni di questo nuovo progetto si parla anche di salvaguardia idraulica, di completamento di idrovia come complemento per portare a termine l'ospedale. Certo, sì. Cade proprio a fagiolo. Quindi c'è una sinergia tra idrovia e ospedale. Certo. Perfetto, molto bello. Ecco, poi abbiamo un altro argomento che vorremmo un po' aggiornare i nostri telespettatori, è quello della Pedemontana Veneta, la superstrada a pagamento. Doveva aprire il primo tratto nel mese di dicembre, questo non avviene, è stato posticipato a febbraio e continuano a esserci dei problemi nei cantieri, per cui è un'opera che continua a essere tra l'altro molto osteggiata anche dal Movimento 5 Stelle. Sì, detto, osteggiata, no? È sempre stato in parte osteggiata, quando c'è questa parola di finanza di progetto dobbiamo sempre stare tutti attenti. Anche per l'idrovia, tra l'altro, al Ministero si è parlato di finanza di progetto con determinati crismi, però, certo, perché bisogna prestare molta attenzione. E sulla Pedemontana, sapete gli sviluppi come sono stati, noi come Movimento 5 Stelle dobbiamo solo prestare a questo punto la massima attenzione su come vengono ripartiti gli utili, perché anche i termini con cui è stato acquisito il finanziamento dei privati ci lascia qualche dubbio, quindi su questo però non mi esprimo, lascio lavorare i consiglieri regionali che sono molto ferrati sull'argomento. Ecco, ricordiamo 94 chilometri di tracciato, è prevista la conclusione nel 2020, il costo effettivo dell'opera 3,2 miliardi, ma poi l'accordo con il gestore al quale viene garantito possiamo definirlo un obolo? No. Viene garantito comunque che guadagnerà anche in caso di perdita. Quindi se perde denaro la regione sarà in grado di sopperire quei soldi dei cittadini. Questa è una filosofia economica che può essere valida, ma può essere messa in discussione. Invece quello che io penso che sia una questione critica, che anche finita la Pedemontana, e il problema è il collegamento con la Pedemontana, perché non abbiamo autostrade che si collegano con la Pedemontana e quindi ci sono tratti autostradali iniziali e terminali da una parte e dall'altra che non consentono una facile viabilità, mentre la Pedemontana, chiaramente fatta bene, poi porta a tutta una serie di agevolazioni, però naturalmente
questa pedemontana non è destinata a essere così, dovrà essere allungata perché poi deve essere collegata con l'autostrada per Milano, Vicenza, eccetera, e collegata con l'autostrada del Brennero. Certo, certo. E, ecco, a proposito, dicevo, ci sono alcuni cantieri che sono bloccati, tra l'altro per questioni ambientali, quindi la quale ci si aspetta ovviamente una soluzione. E il vero nodo, come dicevi giustamente tu, Ermanno, è quello in particolare della zona di Spresiano, quindi l'allacciamento con la 57, l'autostrada che collega Venezia a Belluno, e qui ci sono delle aree di servizio che saranno da spostare, in particolare quelle di Piave Ovest e Piave Est, oltre che poi con tutta una serie di problemi anche legati alla viabilità complementare, e di questo ovviamente continueremo a tenervi aggiornati su quelli che sono gli sviluppi della situazione. Insomma. Cioè, durante... sì, intanto abbiamo due cantieri bloccati, certo. Un cantiere perché diciamo che è uscito fuori, secondo una versione o no, è uscito fuori dal tracciato e quindi è passato attraverso delle proprietà che... il proprietario naturalmente difende a spada tratta, questo fa parte delle problematiche di fare una strada. L'altro cantiere è perché hanno trovato una discarica che nessuno sapeva ci fosse, c'è amianto e altre cose, per cui anche questo rallenterà i lavori. Quindi speriamo che se si faccia in fretta e si faccia con criterio. Certo, che si faccia bene. Qui mi collego sempre all'idrovia, tanto per capire l'argomento di cosa parliamo. Il tracciato è stato quasi completamente espropriato, il futuro tracciato dell'idrovia, quindi non ci sarebbe nemmeno il problema degli espropri, manca solo qualche pezzettino. Quindi stato previsto tutto, però siamo lì. Sì, appunto, ma è un progetto che ha 55 anni. Bravo. C'era una casa automobilistica che ha fatto uno spot allora, e poi fu tolto dalla televisione perché diceva che in Italia le cose non vanno mai al posto giusto e faceva vari esempi, tra cui appunto l'idrovia. Dicevano hanno speso 50 miliardi dell'epoca. E dice ancora non si vede la fine. Non si vede la fine, certo. Allora ringraziamo il sindaco grazie a voi. Andrea Danieletto, sindaco del comune di Vigonovo. Adesso per i telespettatori una breve break pubblicitario, poi rientriamo in studio e parliamo di un'altra questione che si è, come dire, accesa nel corso di questo 2018, e cioè questa, come la possiamo chiamare, questa guerra, questa battaglia contro il diesel per portare... È la guerra ai cittadini. È la guerra ai cittadini. Cioè, in questo momento si punta a creare un'economia a favore delle case automobilistiche mettendo a rottamazione i diesel, che sicuramente inquinano, ma bisogna vedere quali vantaggi porta un'eventuale rottamazione e su quali schiene pesa questa rottamazione, perché è facile dire non bisogna inquinare. Ma bisogna anche gestire questa operazione, quindi il cittadino non deve soffrire di questo disagio, certo, che è sicuramente collettivo, ma bisogna trovare anche la strada, e qui la politica è importante. Certo, a tra poco, dopo la pubblicità.